Amen, 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 amen. Alleluia. Libro della Genesi, capitolo 4. Libro della Genesi, capitolo 4. Leggiamo un solo verso per il momento, il verso 9. Genesi, capitolo 4, verso 9. Allora l'Eterno disse a Caino: dov'è tuo fratello Abele? Egli rispose: non lo so. Sono io forse il custode di mio fratello? Sono io forse il custode di mio fratello? Questo è il nostro titolo: sono io forse il guardiano o il custode di mio fratello? Dio vi benedica, potete accomodarvi. Tutti noi sappiamo cos'è un custode, un guardiano. Qualcuno che ha la responsabilità di vegliare su qualcuno, su qualcosa. Nei giorni nostri può essere anche fatto a distanza. Qualcuno che vigila a distanza su qualcun altro. In qualche caso la parola vigilare è troppo generosa. Qualcuno che sorveglia, che spia qualcun altro a distanza. Con i mezzi che abbiamo, che portiamo in giro continuamente in tasca o nella nostra cartella o nel vostro zaino, se vogliono non è per nulla difficile sentire tutto quello che diciamo, vedere quello che facciamo. Credo sia stata l'ultima volta che il fratello e la sorella Tuttle sono stati con noi, che si parlava bene o male di qualcosa che aveva a che fare con l'argomento. E la sorella Tuttle ci ha raccontato che un fratello, una delle nostre chiese, non so se è addirittura membro della chiesa di cui il fratello Matthew Taro è pastore, lavora nell'ambito del, chiamiamolo, servizi segreti. E casualmente questo fratello ha notato che la sorella Tuttle aveva un adesivo per coprire l'obiettivo della telecamera del suo cellulare. E puntando il dito, ridendo, ha detto: vedo che hai l'obiettivo della videocamera del suo cellulare bloccato o coperto. E lei ha detto: dai, non mi prendere in giro. Ho letto che... Ha detto: no, non ti sto prendendo in giro. Infatti ha detto: molte delle persone che noi controlliamo lo facciamo per mezzo dei loro propri cellulari. Sentiamo quello che dicono, vediamo dove vanno o quello che stanno facendo. Facciamo, iniziamo tutti a fare assieme? Non sarebbe una cattiva idea. La cosa che mi rattrista è vedere dei bambini che in qualche caso ancora non sanno neanche né leggere né scrivere, smanettare con i cellulari, con gli iPad. È ancora peggio quando questo avviene in chiesa. Ho visto io con i miei occhi, l'ho visto con i miei occhi, ed ero il predicatore. Genitori che per tenere tranquilli i loro bambini
facevano vedere i cartoni animati in chiesa. Che comunione vi è tra la luce e le tenebre? So che ho preso una piccola deviazione, ma anche quando si è sull'autostrada ogni tanto ci si ferma all'autogrill, prendono un caffè per andare in bagno, questa è una sosta all'autogrill, ritorniamo sull'autostrada. Sono io forse il guardiano di mio fratello? Noi tutti sappiamo la storia, come andarono le cose. È ovvio, a questo punto l'essere umano non è più nel giardino di Eden, Adamo ed Eva erano già stati cacciati fuori. Per quale motivo furono cacciati fuori? A motivo della loro disubbidienza. Hanno disubbidito Dio, hanno peccato, perché possiamo chiamarlo come vogliamo, quando disubbidiamo la parola di Dio stiamo peccando. Oh, ma io non robo, io non faccio... Se disubbidiamo la parola di Dio stiamo peccando. Furono cacciati fuori. Il diavolo riuscì a insinuare nelle loro menti il dubbio intorno a ciò che Dio aveva detto. Ha forse Dio detto? Quante volte nella nostra mente cominciano a circolare pensieri, sì, ma è così ancora oggi? Ascolta, se è scritto qua, il nostro obbligo morale è quello di ubbidirlo, perché cielo e terra passano, ma la sua parola non passa mai. E il peccato non produce mai nulla di buono. Furono cacciati fuori, hanno dei figli, uno è pastore di pecore, l'altro è coltivatore della terra, due attività nobili, nulla da ridire intorno alla loro attività. È giunto il tempo, il momento di offrire la loro offerta a Dio. E Mosè ancora non si vedeva neanche con i cannocchiali super potenti, quindi Mosè ancora non aveva parlato né di sacrifici né di offerte, la parola di Dio ancora non c'era, ma per una ragione o per l'altra sapevano che dovevano offrire a Dio. E quando noi offriamo a Dio non facciamo alcuna perdita, abbiamo tutto da guadagnare quando offriamo a Dio. Dio non viene mai nella nostra vita per toglierci qualcosa, Lui viene sempre per arricchire la nostra vita. E quando Dio ti chiede qualcosa, te lo chiede solo per avere l'opportunità di darti qualcosa. Ricordate Gesù e la donna samaritana presso il pozzo di Giacobbe? Donna, dammi dell'acqua, ho sete. Tu, giudeo, chiedi a me, samaritana, dell'acqua? Noi non interagiamo gli uni con gli altri, ci stiamo antipatici gli uni con gli altri, non abbiamo alcun tipo di relazione gli uni con gli altri. Se tu sapessi chi è che ti chiede dell'acqua, tu gliene chiederesti. Ma tu non hai neanche un secchio, non hai neanche una fune, il pozzo è profondo. Gesù era là a cercare a continuare a battere sullo stesso tasto solo per poter offrire alla donna samaritana quello di cui lei aveva di bisogno, l'acqua della vita. Ogni qualvolta Gesù ti chiede qualcosa è perché vuole l'opportunità di poterti dare qualcosa. Io ho serie difficoltà a capire quanti abbiano paura di dare a Dio, in qualsiasi forma. Non vi allarmate, non parleremo solo di soldi. Oggi ero dal fioraio,
Una domanda ai mariti: quando è stata l'ultima volta che siete andati al fioraio per comprare un fiore a vostra moglie? Cufo. Uno e poi? Perché fece il compleanno, ma quando non fa il compleanno? Eh? Qualche mese, vabbè, già è qualcosa. Mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa. Una volta ho sentito un fratello, ormai lui da anni è con Dio, ha detto: sì, i giuri. Oppure il cioccolatino. Ci sono donne a cui i fiori non piacciono, però piacciono i cioccolatini. Mariti, se sapete che a vostra moglie piacciono i cioccolatini più dei fiori, comprate i cioccolatini ogni tanto, non ogni giorno, perché poi ingrassano. E sabbiano con viaggi. Quindi ogni tanto, però, ma non ogni tanto, fratello Caccagno. Lui già sta prendendo le mie parole e le allunga, bello di... Non è che devi fare il caffè lungo all'americano, un caffè o è espresso oppure non è caffè. Esatto, perché allora è acqua lodda. Quindi non allunghiamo. Ero dal fioraio e onestamente non so come siamo arrivati a parlare di questo. E si parlava, ecco, io l'avevo chiamato ieri sera, ho detto: non è che per caso domenica mattina siete aperti? Ha detto: no, noi domenica siamo chiusi. Qui ci sono andato oggi. E ho detto, ho chiamato ieri sera perché non sapevo se siete aperti o meno. Ho detto: no, già da tempo, almeno ad Acireale, da un bel po' di tempo, tutti noi fiorai stiamo chiusi. Però ha detto: proprio la persona. E io ho detto: beh, fate bene. E lui ha detto: certo, anche noi abbiamo famiglia, anche noi abbiamo bisogno di avere del tempo per noi stessi. Ho detto fate assolutamente bene, dovrebbe essere per tutte le attività così. La cosa strana è che quante volte siamo se non bloccati, siamo stati rallentati sulla tangenziale per il grande flusso di persone che domenica pomeriggio vanno a infilarsi nei centri commerciali. Voglio Dio, uno di questi giorni, cominciare a deviare il traffico verso Corso Carlo Marx 160. Non ci entreremo, faremo i turni. Dio lo farà, Dio lo ha promesso, e quando lui promette una cosa lui la fa. Alleluia, alleluia. Ma ha detto proprio la persona che a suo tempo fece questa proposta, che fu ben accolta da tutti quanti, adesso sta cercando di cambiare di nuovo le carte in tavola, perché dice: questo qua per un euro si fa staccare la testa. Ha detto, infatti, a motivo del fatto che lui è così morbosamente attaccato al suo negozio, è arrivato al punto di separarsi dalla moglie. E io ho detto, la parola di Dio dice, la Sacra Bibbia dice, se siete bravi a usare queste parole solo quando siamo in chiesa, lasciate che vi dica, non siamo dei buoni cristiani. Dobbiamo avere il coraggio di dire, la Bibbia dice. La Bibbia dice. Ho detto, la Bibbia dice che la radice, che l'amore per il denaro è la radice di ogni male. E lui mi ha guardato e ha detto, approvo totalmente. Perché ha detto, in qualsiasi direzione guardiamo, ogni qualvolta si fa del male, se andiamo a scavare, la radice è il denaro. Alleluia, alleluia. E questo è particolarmente triste quando si parla di cristiani. Quando un cristiano ha paura di dare a Dio del proprio tempo,
delle proprie energie, delle proprie risorse. Sta dicendo a Dio: non so se mi posso fidare di te. È quello che stiamo dicendo. Non so se posso fidarmi di te. E se non puoi fidarti di Dio, se io non posso fidarmi di Dio, e allora la mia domanda diventa: cosa sto facendo qua? Perché ho la pretesa di essere un cristiano se non riesco a fidarmi di Dio nelle cose della mia quotidianità, per il mio lavoro, per la mia salute? Se non posso fidarmi di Dio con le mie risorse, che sia tempo, che siano energie fisiche, che sia denaro. L'amore per il denaro è la radice di tutti i mali. Ora, io non so esattamente quale fu la ragione per cui Caino offrì un'offerta che non era gradita a Dio. Perché mentre Abele offrì i primogeniti del suo gregge, Caino offrì soltanto dei frutti della terra. E Dio, dice la Bibbia, gradì l'offerta di Abele, ma non gradì l'offerta di Caino. In un modo o nell'altro, fu ovvio, fu assolutamente comprensibile sia a Caino che ad Abele che Dio aveva approvato l'uno e aveva disapprovato l'altro. E Caino di questo fatto ne fece motivo di cruccio. Ma non contro Dio, perché ovviamente lui con Dio non era esattamente così disposto ad essere in sintonia. Si irritò con suo fratello, perché se Mefrati è più benedetto di me, è con lui che me la devo prendere. E lo fece fuori. Non l'aveva mai visto fare a nessuno, non aveva mai letto un articolo in cui si parlava di omicidio, i suoi genitori non avevano nulla a cui far riferimento e dire: 50 anni fa, 300 anni fa Tizio uccise Caio. Ma quando il peccato, quando la disubbidienza, quando la mancata fiducia in Dio mette radici nei nostri cuori, si è disposti a imboccare qualsiasi strada pur di ottenere, oppure pensando di ottenere, o pensando di risolvere il nostro problema. E a volte noi pensiamo che risolvere il nostro problema è eliminare il nostro avversario o il nostro competitore, piuttosto che andare a Dio e metterci a posto con Dio e stabilire una chiara comunicazione con Dio. Ce la prendiamo con nostro fratello, cerchiamo vendetta eliminando il nostro fratello. Certo, è strano pensare a qualcosa che non era mai stata fatta prima. Ma questo è quello che il peccato è in grado di farci fare: le cose più impensabili, le cose più assurde. Caino, il primo omicida. Poi continuò la sua vita come se nulla fosse. Non so in che modo pensava che nessuno se ne sarebbe accorto. Da quello che noi sappiamo, a quel punto c'erano soltanto 4 abitanti sulla faccia della terra e adesso sono in 3. Non stiamo parlando di 8 miliardi e adesso siamo 7 miliardi, eccetera, eccetera. Ne manca uno, ne mancano 100. Stiamo parlando di 4 abitanti sulla terra e adesso ne manca uno, ce ne sono solo 3. Ma quando il peccato annebbia la nostra mente, offusca la nostra vista, non siamo neanche in grado di ragionare.
Il peccato non ha mai fatto, non ha mai prodotto nulla di buono nella vita di nessuno. Ci fa diventare dei perfetti idioti. Non siamo più in grado di usare il nostro cervello. Ora, per qualcuno, e non faccio riferimento a nessuno, per qualcuno l'idiozia è un dono. Quanti di voi vogliono questo dono? Nessuno. Ho sentito un aneddoto molto buffo, un cantante di gospel, dopo aver partecipato ad un concerto, era là a vendere i suoi CD. E un uomo si presentò davanti al suo tavolo e ha detto: voglio dirti una cosa, non sono d'accordo col cantico che hai cantato tu. Non ci sono solo quelli che contestano le predicazioni, ci sono anche quelli che contestano i cantici. Ti posso dire una cosa, sto arancino che ti sta mangiando, a me non mi piace, sì, ma a me che mi interessa. Non pare che tu stia mangiando tuo. Quel cantico, sommariamente le parole, alcune delle parole che quello ha contestato era, che diceva qualcosa come se vuoi trattare male me, ma non trattare male Gesù, qualcosa del genere, su questo tono. E lui ha detto: io non sono d'accordo con queste parole, perché nessuno può permettersi il lusso di trattarmi male, come per dire io sono mister impeccabile. Quell'uomo, quel cantante gospel, si alzò e andò ad abbracciarlo. Gli ha detto: tu sei l'unico al mondo. Però poi ha aggiunto pure qualcos'altro. Ci sono degli idioti e ci sono degli idioti che vengono salvati, e quando sono salvati sono degli idioti salvati. Ritorniamo, questa non era un'autogrill, questa qua era una piazzetta d'emergenza. No, non l'avevo mai pensato in questo modo. Al fratello Markham gli spuntavano i conigli e lui li inseguiva e usciva fuori tema per poi ritornare. Io non avevo mai pensato che ci sono gli autogrill, ci sono le piazzette di emergenza. Ma il peccato ci offusca la mente, ci offusca gli occhi e non siamo più in grado di vedere le cose così come stanno. Cioè, le cose più logiche di questo mondo. Una popolazione di 4 persone, adesso ne manca uno e magari lui pensa che nessuno se ne accorgerà. Non mi risulta che Adamo abbia inquisito intorno a non aver visto Abele da qualche giorno. Non mi risulta che Eva abbia inquisito, chiesto dov'era Abele che non vedeva da una settimana. Ma fu Dio a chiedere. L'unico che sapeva dove Abele era, e glielo va a chiedere a Caino: dov'è tuo fratello? Perché voleva maggiori dettagli? No, perché voleva cercare di scuotere un pochino Caino, chissà che magari non ritornasse in sé. Dov'è tuo fratello Abele? E che ne so io? Non lo so. Sono forse il guardiano di mio fratello? Non c'è una risposta esplicita da parte di Dio. Cioè, Dio gli fa una domanda e lui risponde con una domanda. L'avete mai fatto? Per cercare di evitare di dare una risposta, fate voi una domanda.
Questo rientrava perfettamente nello stile ebraico, ma qua ancora siamo pre-ebrei. Siamo proprio all'inizio. Caino non era mai andato in una scuola di comunicazione. Non c'erano scuole. Non aveva mai assistito ad una commedia. Non c'erano teatri. Alleluia, gloria a Dio. Non c'erano cinema. Invece di rispondere, pone lui una domanda. Non lo so, sono forse io il guardiano di mio fratello? Sono forse io il custode di mio fratello? E la risposta è implicita, anche se non è per nulla esplicita, è sì, tu sei il guardiano di tuo fratello. Perché se noi pensiamo di poter fare quello che vogliamo con il nostro prossimo, se noi pensiamo di poter dire quello che vogliamo del nostro prossimo a quattro occhi o dietro le loro spalle e farla franca, siamo fuori strada, perché noi abbiamo la responsabilità del nostro fratello. Non che dobbiamo controllare i suoi passi, non che dobbiamo cercare di influenzare le sue decisioni, ma abbiamo la responsabilità di trattarlo per quello che è, ed è il nostro prossimo. Se è in chiesa, è un nostro fratello, e i fratelli non si possono scegliere. La sorella Marica non ha scelto di avere il fratello Michele come fratello. E tu sei più grande, giusto? Allora, il fratello Michele non ha scelto di avere la sorella Marica come sorella. Spuntao, ed è dai, è tesoro, te la pigliare, punto e basta. Quindi i fratelli, le sorelle, non possiamo scegliere. Possiamo scegliere gli amici, ma questo mai a discapito dell'essere fratelli. Perché le amicizie vanno e vengono. Ci sono persone con cui molti di noi eravamo amici magari 20 anni fa, che non vediamo da 19 anni. O sarà successo qualcosa, un'incomprensione, per cui quel rapporto di amicizia non è più continuato. E va benissimo, è importante che non ci sia rancore, perché quando quell'individuo ha finito di essere tuo amico o tua amica, parlando nel contesto della Chiesa, continua ad essere tuo fratello, tua sorella, il tuo prossimo. E Gesù ha detto: ama il prossimo tuo come te stesso. Dov'è tuo fratello? Non lo so. Sono forse io il guardiano di mio fratello? Più avanti Dio dice che il sangue di Abele gridava a lui. Un bel po' di anni fa, non vorrei sbagliarmi, ma credo che dobbiamo andare indietro verso gli anni 60. Un bel po' di voi neanche esistevate negli anni 60. E poi ci sono quelli che invece già negli anni 60 erano sposati. Ci fu nello stato della California un uomo che per, se non ricordo male, circa 12 anni seminò il terrore, facendo abusi, violenze, omicidi, rapine, furti, e non riuscivano a prenderlo. Gli affibbiarono tanti attributi. Quello forse che gli è rimasto ancora oggi era l'omicida dello Stato d'Oro. Lo Stato d'Oro era la California. E la ragione per cui non riuscivano ad avere delle prove che conducessero a lui fu perché lui
studiò all'università criminologia, poi divenne parte della polizia, credo che fosse polizia investigativa, si occupò per un po' di tempo dei furti, delle rapine, aveva acquisito tanta di quell'esperienza sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista pratico, che sapeva esattamente come comportarsi per non lasciare prove che potessero ricondurre a lui. Non ricordo, perché non è il mio tipo di storie preferite, non sono mai stato affascinato da storie, anche se vere, di violenza, ma ha fatto un grande numero di omicidi, non so quante donne ha violentato, quanti furti ha fatto, ed era imprendibile. Non riuscivano, però nel contempo quelli che investigavano quelle cose facevano dei prelievi di campioni, di quelli che trovavano sul luogo, tracce di sangue e così via, e le mettevano in archivio, fino a quando giunse il giorno che la tecnologia ci ha fornito delle strumentazioni tali per cui hanno cominciato a investigare il DNA. E con il DNA poco a poco cominciarono ad essere orientati nell'oceano della criminologia, per poi a poco a poco arrivare a un gruppo di persone di una cerchia piuttosto ristretta, e poi finalmente cominciarono, facendo gli incroci anche degli spostamenti, perché lui agì particolarmente in due zone della California. Per un certo numero di anni fu in una parte, un altro certo numero di anni fu un'altra parte, poi ritornò nella parte di prima, e c'era il terrore, le persone erano terrorizzate al solo pensiero che l'omicida dello Stato d'Oro avrebbe fatto un'incursione a casa loro. Lui entrava quando le persone erano dentro, armato, mascherato, legava il marito, violentava la moglie, faceva quello che voleva, a volte li lasciava vivi, a volte li uccideva e andava via. Orrendo, diabolico. Ma in tutti quegli anni c'era il sangue di persone che gridava a Dio. E quando ebbero l'idea che poteva trattarsi di lui, in base al DNA che avevo, hanno fatto dei controlli con un fazzolettino con cui lui aveva soffiato il naso, che sbagliatamente gli era caduto, e cominciò ad essere controllato. Lui era totalmente sicuro che non ci sarebbero mai riusciti. E poi hanno controllato pure facendo dei prelievi nella maniglia della sua auto, e lo hanno inchiodato. Quando sono andati a casa sua, lui era scioccato per il fatto che erano riusciti ad arrivare fino a lui. Scioccato. Un omicida orrendo. C'era il sangue di persone che gridava giustizia, gridava giustizia. Sono io il guardiano di mio fratello. Ogni qualvolta noi cerchiamo di o parliamo male di nostro fratello, di nostra sorella, noi lo stiamo ferendo, stiamo cercando di ucciderlo, anche se lui o lei non ci sente. Ma è solo questione di tempo. Se io parlo male con il fratello Franco Mirabella, del fratello Francesco Trovato, ed è tra me e lui, mi raccomando, non lo devi dire a nessuno. E naturalmente nessuno, per me è così, nessuno include la moglie, nessuno non include la moglie, perché siamo una stessa cosa. Io non so se qua ci sono mariti che hanno segreti nei riguardi della propria moglie. Se così è, temo che la vostra relazione non sia esattamente quella che dovrebbe essere. No, io chissà mia moglie non ci posso dire mai. Se non ti fidi di lei,
perché pensi che lei dovrebbe fidarsi di te. A proposito, tua moglie, o parlando alle sorelle, tuo marito è quello o quella nei riguardi del quale o della quale Dio ti dice che tu sei il suo guardiano. Ogni qualvolta mi sono trovato in una situazione particolare, la prima cosa che ho fatto è quello di dirlo a mia moglie. Ricordo una sera sono tornato a casa e mia moglie era sconvolta. C'era un individuo al telefono che né lei né io abbiamo mai incontrato. E cosa qua volevo fare? Facevo un po' lo, tra virgolette, lo spiritoso con lei. E quando io sono entrato in casa, mia moglie ha detto: guarda, qua c'è mio marito, parla. No, no, ma io voglio parlare con te, non mi interessa parlare con tuo marito. Qualche tempo prima era arrivata una lettera a me, di persone che non conosco, del nord Italia, per nulla collegati con la Chiesa. Con foto, appena ho aperto quella lettera, ho detto: guarda cosa c'è qua, guarda cosa c'è scritto. You remember? Cose oscene, cose assurde. Ma la prima cosa che ho fatto, perché se io avessi pensato, è meglio che non glielo faccio vedere, se poi lei pensa che è vero. La prima cosa: mogli, vostro marito non dovrebbe mai avere problemi a lasciare il portafoglio sul comodino. Mai. Vostra moglie non dovrebbe mai preoccuparsi che quando lei magari è indaffarata in cucina voi andate là a rovistare per vedere chissà che cosa. Ogni qualvolta io ho bisogno della carta d'identità di mia moglie, o perché dobbiamo fare una prenotazione, o per biglietti, o per albergo, ho detto, dico sempre: Kathleen, sto andando a prendere la tua carta d'identità, perché devo aprire la sua borsa, devo aprire il suo portafoglio e andare a cercare, perché lei a volte ha bisogno della mappa per andarla a trovare, io ho bisogno degli scavatori, perché le borse delle donne, sorella, ammettetelo, sono un atto di masochismo. Avete tutto ma non trovate mai nulla. Ma come può essere? Ma perché vi cattasto queste borse? Mia moglie dà la colpa a me, perché dice che sono stato io ad abituarla ad avere le borse. Io non mi ricordo, però qualunque cosa avete bisogno, un tagliaerba, un trapano, chiedete a mia moglie, ce l'ha nella borsa, il problema è trovarlo. Fratello Cagno, con tua moglie non è la stessa cosa. Ecco, tu ti ammazzi di risate. Il trovi quando ti piace a te. Che se tuo marito ti domanda una cosa, non trovi mai niente. Sono io il guardiano di mio fratello. Sì. A volte bastano poche parole per rovinare la reputazione di un uomo, di una donna. E se quelle parole sono dette alle spalle della vostra vittima, lo state semplicemente pugnalando. E un'altra domanda vorrei fare. Sapete chi più di chiunque altro sono sotto la vostra custodia? I vostri figli. Se voi non li proteggete, chi lo farà?
se a casa vostra c'è una finestra aperta al mondo, esponendo la vostra famiglia e i vostri bambini a tutte le cose di questo mondo, chi sarà in grado di disinquinare le loro menti e i loro spiriti? E quello che i vostri bambini sentono dirvi, in un modo o nell'altro diventano Vangelo, in modo spontaneo, la prima occasione magari lo spifferano, mettendovi giustamente a disagio nei riguardi delle persone di cui magari avete parlato male in presenza dei vostri figli. O se vogliamo usare linguaggio biblico della storia che abbiamo letto, mettendovi in cattiva luce nei riguardi del fratello che avete tentato di uccidere, tentato di mettere sotto cattiva luce. Sono stati dei missionari a raccontarci questo. C'era una famiglia i cui bambini erano incorreggibili, e non è importanza se si trovavano a casa loro o al supermercato o in chiesa o a casa di qualcuno che magari le aveva invitati a cena, erano incorreggibili, facevano un disastro. Questa è un'iperbole, ma era come se si arrampicassero sui lampadari e facevano Tarzan, o la scimmia di Tarzan, non lo so. Erano un disastro. E questo missionario li ha invitati a casa loro, e avevano parlato prima tra marito e moglie, considerando quello verso cui stavano andando incontro. Ha detto: quei bambini sono dei terroristi, Dio ci aiuti ad avere una casa dopo che loro saranno andati via. Arrivò l'ora della sera, suona il campanello, la sorella va alla porta, apre, e quella famiglia, uno dei bambini, dei missionari, guarda e ha detto: aiuto, sono arrivati i terroristi! E la sorella degli la mamma o la moglie degli ospiti è entrata già tutta indispettita: terroristi, che serata pensate abbiano avuto? Ma il problema non è tanto quello, il problema è: perché non custodire l'innocenza dei propri figli? Sono forse io il custode dei miei figli, potrebbe chiedere qualche genitore? Sì. Non sto parlando dei maggiorenni, fanno le loro scelte, non dobbiamo essere dei nuvoloni sopra i nostri figli, ma quando sono sotto la nostra cura, non dobbiamo preoccuparci solo di dargli le brioscine e le scarpette da tennis firmati che costano più dell'abbigliamento di un'intera famiglia. Sono io il guardiano di mio fratello. Voglio andare con voi in Giacomo, capitolo 2. Lo leggerò, mi fermerò soltanto per fare qualche commento. Sono 13 versi, capitolo 2 di Giacomo, dal verso 1 al verso 13. Dice: fratelli miei, la vostra fede nel nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della gloria, sia immune da favoritismi. A volte noi usiamo favoritismo anche con chi vogliamo salutare e chi non vogliamo salutare. Chi non mi piace e chi non mi fa antipatia. Siate immuni da favoritismi.
Se nella vostra adunanza entra un uomo con un anello d'oro, l'anello d'oro stava a indicare ricchezza, l'anello d'oro stava a indicare il fatto che non era un servo, per noi la fedina indica che siamo sposati o fidanzati, ma non abbiamo bisogno di fare una collezione di anelli, fidanzamento, matrimonio, quinto anniversario, decimo anniversario, quindicesimo anniversario, ventesimo, venticinquesimo, trentesimo, trentacinquesimo, quarantesimo anniversario. Già abbiamo le dita tutte occupate. Poi dobbiamo andare ad usare l'alluce o le dita dei piedi per far sapere al mondo che siamo sposati da 122 anni. Quello poi diventa non più un segno, ma motivo di vanità. Entra un uomo con un anello d'oro, vestito splendidamente, e vi entra pure un povero vestito malamente. E voi avete riguardo a quello che veste elegantemente e dite: tu siedi qui al posto d'onore. E al povero dite: tu stattene là in piedi. O siedi qui in terra accanto al mio sgabello. Non state forse usando un trattamento diverso e giudicando in base a ragionamenti malvagi? In pratica Giacomo qua sta dicendo che fare favoritismi nel modo come noi trattiamo gli altri è un ragionamento malvagio. Malvagio. Ascoltate, fratelli miei carissimi, dice Giacomo. Ora, Giacomo, se è vero quello che ci dicono, lui era pastore della chiesa di Gerusalemme che contava svariate decine di migliaia di fedeli. Era conosciuto come ginocchia di cammello, perché pregava molte ore al giorno per poter essere in grado di guidare la chiesa che Dio gli aveva affidato. Quindi lui sa di che cosa sta parlando. Ne sentiva di cotte di crude, ne vedeva di cotte di crude. E a volte le persone più insospettabili che perdono la connessione con Dio. Non ho il cellulare perché e se qualche rara volta me l'avete visto era in modalità aereo, ma quando io entro in chiesa il cellulare è in modalità aereo. Non può ricevere e non posso fare chiamate. Non può ricevere e non posso mandare messaggi. È come se fosse spento, come se fosse spento. Io e mia moglie eravamo a Bari qualche mese fa. Fratello Caniglia diligentemente, appena è entrato in chiesa, ha messo il suo cellulare in modalità aereo. E durante il servizio avrò detto qualche parola che ha attirato l'attenzione di Alexa. Siri è con iPhone, Alexa è con Android, ok? Il sistema di Android. E durante il servizio, mentre io predicavo, Alexa dal cellulare che era in modalità aereo, Alexa ha detto: togli la modalità aereo. Il fratello Caniglia prese il telefono in mano pensando di averlo dimenticato acceso, era imbarazzatissimo, ma poi ha visto che era in modalità aereo. Ci sono state tre o quattro persone che hanno preso il cellulare perché pensavano che era il loro. Non pensate che Dio sia più importante del cellulare? Ah, ma io c'ho 24 figli in Africa e 3 in Alaska. Ma dimmi una cosa, ma quando non avevamo i telefoni e i nostri figli erano lontani, che facevamo? Usiamo rispetto per Dio piuttosto che
sprofondare nella nostra bella poltroncina e magari mandare l'ultimo messaggio prima che cominci la predicazione. E poi durante la predicazione arriva la risposta che fa: non c'è rispunno, poi dice sogno malarugato. Cos'è più importante? Cos'è più importante? Che quando tuo figlio, tuo nipote o il fratello accanto ti vede a smanettare col cellulare, tu stai dando un cattivo segnale e non ti stai assumendo la responsabilità di essere guardiano di tuo fratello. Che quello che io dico di negativo, quello che io faccio di negativo, in un modo o nell'altro interferisce nella vita degli altri e può anche danneggiare la vita degli altri. Perché se qualcuno dovesse dire: se lui lo può fare, lo posso fare pure io, questa di solito è la scusa che si usa, ma lo fanno tutti. Allora, se tutti su idiota, noi facciamo gli idioti, sperando di essere degli idioti salvati. Verso 8, Giacomo dice: certo, se adempite la legge regale, come dice la scrittura, la legge regale, la legge per eccellenza, ama il tuo amico come te stesso. È così che dice, no? Ama il tuo prossimo come te stesso. E il tuo prossimo include quelli che ti sono amici e quelli che non ti sono amici, quelli che conosci meglio delle tue tasche e quelli che invece non hai mai visto prima. Gesù una volta ha posto una domanda dicendo: secondo te chi è stato il prossimo di quel povero uomo che è stato vittima dei ladroni? E la risposta fu: il samaritano, proprio da quello da cui nessun ebreo si aspettava di veder fare qualcosa di buono, il samaritano. Non il sacerdote, non il levita, loro lo videro, ma per mantenere la loro purezza passarono dall'altro lato, lasciando che morisse là, dissanguato, abbandonato a se stesso. La legge regale: ama il tuo prossimo come te stesso. Ma se avete riguardi personali, voi commettete un peccato e siete condannati dalla legge quali trasgressori. Verso 13 dice: perché il giudizio è senza misericordia contro chi non ha usato misericordia. La misericordia invece trionfa sul giudizio. Alleluia. In Giovanni capitolo 5 verso 44 Gesù Cristo ha detto: come potete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri? Vedete, ci sono individui che vanno alla costante ricerca di uccidere qualcuno, non dal punto di vista fisico, ma giusto perché pensa che sia motivo del fatto che lui è nell'ombra, o pensa che sia motivo del fatto che lui non è tanto gradito quanto l'altra persona, e quindi cos'è la cosa da fare? Piuttosto che cambiare il nostro modo di essere, eliminiamo l'altra persona, dipingiamo di nero l'altra persona, cerchiamo di svalutare la sua reputazione al massimo, così noi saremo messi in buona luce.
lasciate che vi dica qualcosa. Quando qualcuno mi chiede di andare a predicare in una qualsiasi chiesa, che sia di due membri o che sia di 200 membri, per me non fa alcuna differenza al mondo. Ma il fratello Alessandro può darvi testimonianza di questo fatto. Domenica lui è ritornato da Milano, era salito per la questione della musica a livello nazionale. E un pastore mi ha chiamato prima che lui salisse e mi ha detto: senti, ho saputo che il fratello Alessandro sarà qui, posso chiedergli di predicare? Qualcuno dice: ma perché ci ha dato permesso? Se un pastore è veramente tale, prima di usare il membro di un'altra chiesa, parla con il pastore. È correttezza, è etica, ed è per la vostra protezione. Quando è tornato il fratello Alessandro, io ho chiesto, non ho chiamato il pastore per poi chiedergli, che credo oltretutto lui non era neanche in chiesa quella mattina, era un'altra chiesa a predicare. Dice: ma sai, tutto cose, se muriscono che ci posso fare? Ma non è che io ho chiamato per dire: dimmi un po' com'è andata. Io volevo sentirlo da lui. E gli ho chiesto, ho detto: fratello Alessandro, com'è andato stamattina? Grazie a Dio, bene. E lui mi stava dicendo: ti ringrazio per aver approvato la richiesta. Ho detto: ascolta, quando uno dei nostri giovani, uno dei nostri fratelli, riceve la richiesta di andare a predicare o di predicare in qualche posto, è un onore pure per noi. È un onore pure per noi. E nessuno di noi deve dire: io che ho figlio dai di Nayang, ho nipoti di miei nipoti, non ci domandano mai. Ah, tu sì. E allora là con la bruscia intinta nella pittura nera, sono io forse il guardiano di mio fratello? Sì, io sono il guardiano di mio fratello. Quella di Dio non era una provocazione, era un voler sollevare l'attenzione di Caino in quel caso, che ormai aveva commesso qualcosa di irreversibile. Ma dal punto di vista spirituale avrebbe potuto rimediare, invece è stato cacciato via da dov'era, è diventato una sorta di vagabondo. Sono io forse il guardiano di mio fratello? E così come ci sono quelli che per gelosia o per invidia cercano di demolire il fratello, la sorella o l'amico, perché non necessariamente nel contesto di chiesa, anche nel contesto di lavoro, andare dal capo ufficio e dire: guarda che sta facendo quello là, ha già fatto due pause, io neanche una, io lavoro. L'altra mattina sono dovuto andare in banca, ho preferito essere là qualche minuto dopo l'apertura, volevo arrivare là prima dell'apertura, ma ho dovuto girare un po' per trovare posto. Niente poco di meno che per pagare una tassa di quando eravamo in Viale Africa 31. Viale Africa 31 non si vuole separare da noi, ma noi già gli abbiamo dato il divorzio. È stata una cosa che, di cui il comune ci avrebbe dovuto informare, non lo ha mai fatto, e quindi ci hanno informato presentandoci la parcella, ma grazie a Dio, da come si erano prospettate le cose, avremmo dovuto pagare, penso in tutto sarebbero state una decina di un 10.000 euro. Poi grazie ad un amico, grazie al lavoro che il fratello Carmelo Calcagno ha fatto nella sua specialità di geometra, hanno rivalutato tutto e con 1.500 passa euro abbiamo risolto tutto. E sono arrivati in banca per pagare, perché non potevo farlo online, perché in Viale Africa noi usavamo lo stesso codice fiscale della Chiesa in Italia, adesso abbiamo il nostro codice fiscale, quindi online non ti fanno fare, perché è un codice fiscale diverso. Sono andato in banca, sono arrivato alle 8:30, sono entrato alle 8:30, loro avevano aperto alle 8:20.
mentre aspettavo in fila alla cassa per fare il pagamento, due degli impiegati, già tutti sudati dopo 10 minuti di lavoro, escono per fare la prima pausa a caffè. 10 minuti dopo essere entrati. La cassiera che mi doveva servire, quella è sempre in pausa. C'era uno alla cassa e due prima, dopo quello c'erano altri due signori prima di me. Ho aspettato più di 1 ora e 20 minuti, perché ogni parola c'era una pausa. Ma allora, ma veramente, signora, guardi l'orologio. Non ci credo, Cririci, ravaglia. Ma in un contesto di lavoro del genere, direttore, tagliasse che sta, i vista di lui che ne scero, 10 minuti e già sono in pausa. In qualsiasi contesto, noi non dobbiamo andare alla ricerca di qualcuno da lapidare o uccidere o demolire. E soprattutto nel contesto del meraviglioso corpo del Signore Gesù Cristo. Cosa ha detto Gesù? Amatevi gli uni gli altri. Non lo so se posso dire di aver mai avuto questa esperienza. Un marito che è venuto a parlarmi male della moglie. No. Onestamente, no. Se mi è successo, il trauma deve essere stato tale che l'ho dimenticato, perché non sarebbe normale. Un marito che viene a parlarmi male della moglie, o una moglie che viene a parlarci male del marito. Notate, il marito viene a parlarmi, la moglie viene a parlarci. Perché a meno che non sia qua o sulla piattaforma, quando tutti siete là a salutarvi gli uni gli altri dopo il servizio, se vado là dentro e c'è una sorella che vuole parlare con me, c'è pure mia moglie. Deve essere così. Oh, ma noi abbiamo lo Spirito Santo. Appunto. Proprio perché abbiamo lo Spirito Santo dobbiamo essere prudenti. Guardatevi da ogni apparenza di male. Alleluia. Ma Gesù ha detto: amatevi gli uni gli altri, perché da questo sapranno che siete miei discepoli. E in Giovanni 5,44 Gesù ha detto: come potete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri? Cioè, ci sono quelli che cercano di lapidare, delapidare, demolire gli altri, e ci sono invece gli altri che si alimentano a vicenda, alimentano il loro orgoglio gli uni con gli altri. Tu sei il più bravo, sei tu che dovresti predicare alla conferenza mondiale. No, il più bravo sei tu. E si illudono a vicenda, prendono gloria l'uno dall'altro. Il più bravo sei tu, no, il più bravo sei tu. Quando negli anni prima di Cristo, avanti Cristo, a casa mia c'era il televisore, non a casa mia da quando mi sono sposato, a casa mia quando ero un bambino e mio padre non era ancora convertito. Ma tu ancora ce l'hai col televisore? Sì, ce l'ho col televisore, con quello che guardate nei tablet, nei telefonini, perché tutte le porcherie che si possono vedere nel televisore oggi possiamo vederle nei telefonini o nei tablet, e inquinano la mente, ci condizionano, fanno di noi dei cristiani inquinati, avvelenati, e viviamo in tempi in cui, a motivo delle influenze esterne che prima le resistevamo, adesso cominciano ad apparire normali, qualcuno comincia pure ad accettarle. Stiamo perdendo la nostra identità, Chiesa, e se perdiamo l'identità abbiamo perso la salvezza.
Se sei senza carta d'identità o senza passaporto, non puoi uscire dalla tua nazione, perché non hai un'identità. Se perdiamo la nostra identità come Chiesa, non saremo in grado di andare nella Nuova Gerusalemme. Sono io il guardiano di mio fratello? Sì, Signore. Ecco perché lo devi amare, lo devi rispettare, lo devi proteggere, devi pregare per lui, ma non giusto per poterti poi riempire la bocca e andare da lui e dire: in stanotte pregai 2 minuti e mezzo, Pittia. O 2 minuti e mezzo su 150 secondi, e ti parlano poco. Così importante mantenere la nostra identità cristiana, ed è impossibile mantenerla se un fratello uccide un altro fratello. Non sto parlando di aggressioni fisiche, sto parlando del nostro atteggiamento negativo nei riguardi di qualcun altro, allo scopo di metterlo in cattiva luce o di metterla in cattiva luce. La nostra identità è molto importante. Da questo sapranno che siamo suoi figli. Da mesi che qualche fratello che mi dice: quando vieni a predicare per noi? È oltremare. Il mio passaporto e quello di mia moglie è scaduto nel mese di luglio. Ho fatto la prenotazione 9 febbraio 2024. Sono agli arresti domiciliari per ora. Posso andare in Europa tranne che in Inghilterra, che anche in Inghilterra, da quando sono usciti fuori dall'Unione Europea, richiedono il passaporto. Non posso andare perché non ho un'identità valida. Come potete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri? Beh, Caino ci ha provato nel modo sbagliato a prendere gloria dal suo fratello, perché ha pensato: se lo elimino ci sono soltanto io, e quello che gli offro, o ci piace o non ci piace, chi se ha zita. Ma ci sono quelli che invece alimentano l'orgoglio a vicenda gli uni degli altri, e Gesù ha detto: come potete credere? Voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo. Qualche altra versione dice: e non cercate la gloria che viene da un solo Dio. Ora, in ogni caso, noi sappiamo che Dio è uno solo e che è nostro Padre. Ora, se Dio è mio Padre, se Dio è il padre del fratello Calcagno, del fratello Trovato, del fratello Pedano, del fratello Mirabel, di tutti quanti voi, significa che siamo fratelli e sorelle, e significa che dobbiamo amarci, e se ci amiamo ci proteggiamo, ci rispettiamo, ci sosteniamo gli uni agli altri, e non faremo mai nulla e non diremo mai nulla per cercare di mettere qualcun altro in cattiva luce. Non c'è niente di più disturbante quando solo a titolo di esempio, il fratello Calcagno mi ha dato un calcio alla caviglia, io gli ho dato un pugno sulla testa, abbiamo avuto un diverbio, e poi io incontro dopo una settimana, tutti quanti ritorniamo in chiesa per i frequentatori settimanali, e entra la sorella Giusy col fratello Roberto e Ivan mi viene incontro, mi dà la mano, dice: mi raccomando, non mi dare un pugno in testa come ho visto con Menanno. Lui non dovrebbe mai saperla una cosa del genere. A me se non concesso che succeda, ma lui non dovrebbe mai saperlo, perché tristemente non è presente. Sono io il guardiano di mio fratello. Sono io il guardiano di mio fratello.
sei tu il guardiano di tuo fratello. E non dire non saccio, perché dobbiamo saperlo. E non dobbiamo dire, perché forse è mia responsabilità. Gesù non ci ha suggerito di amarci gli uni gli altri. Gesù non ci ha suggerito di rispettarci gli uni gli altri. Ce lo ha comandato ed è il comandamento regale. In un altro punto è chiamato un nuovo comandamento, ma era già nel Vecchio Testamento: ama il prossimo tuo come te stesso. Ma Gesù ha detto che era un nuovo comandamento. Uno degli evangelisti ha scritto che era un nuovo comandamento, perché ogni giorno ama il prossimo tuo come te stesso va di pari passo con ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutto il tuo spirito, con tutte le tue forze. E il secondo simile adesso è ama il prossimo tuo come te stesso. In questi due comandamenti si adempie ed è racchiusa tutta la legge. Perché se tu ami Dio, ci sono molte cose che non dirai e non farai. Se ami il tuo prossimo, non ruberai, non dirai menzogne di lui, non parlerai male di lui o di lei. Tutto è racchiuso in questi due comandamenti. Sei tu il guardiano di tuo fratello. E non è una domanda, è un'affermazione. Tu sei il guardiano di tuo fratello. Pensateci. Se tutti quanti noi siamo guardiani di tutti quanti noi, e Gesù è il nostro Dio, il nostro Padre, che è la nostra avanguardia, la nostra retroguardia, noi siamo un esercito invincibile. E quando il diavolo viene a dirci: sai che cosa ha detto tizio Caio? Perché chiunque viene a riferirci qualcosa di negativo che qualcun altro ha detto di noi è uno strumento del diavolo. Amen. E quando il diavolo viene a dirci: sai cosa ha detto tizio Caio? Noi possiamo guardarlo in faccia e dire: se lo ha detto mi dispiace, ma io non ci credo, perché lui è mio fratello e mia sorella. Alleluia. Tu sei il custode di tuo fratello, il guardiano di tua sorella. Vorrei chiedervi di alzarvi in piedi. Che ognuno di noi dentro di sé risponda alla domanda che Caino non ha voluto rispondere, a cui Caino non ha voluto rispondere. Dio deve essere in grado di venire ad ognuno di noi e chiederci: dov'è tuo fratello? E noi dovremmo essere in grado di poter dire: è nelle mie preghiere. Signore, benedici il mio fratello, benedici la mia sorella. Addirittura la Bibbia dice di benedire quelli che ci maledicono.
di amare i nostri nemici quanto più i nostri fratelli. Mentre continuo a suonare questo canto, che fra poco canteremo, vorrei che tutti quanti insieme chiudiamo gli occhi e preghiamo con parole nostre la preghiera: Signore, aiutami ad essere un valido guardiano di mio fratello, una valida guardiana di mia sorella. Proprio ora chiudiamo i nostri occhi e preghiamo insieme. Santo nome Gesù, aiuta tutti quanti noi ad essere guardiani dei nostri fratelli. Aiutaci ad amarci gli uni gli altri, affinché da questo tutti sappiano che noi siamo tuoi discepoli, tuoi figli. Che il tuo amore, Signore, cosparga non solo i nostri cuori, ma l'intera nostra vita. Che il nostro cuore, il nostro spirito, trabocchi con il tuo amore e contagi altri ad amare così come tu ami noi. Nel tuo prezioso nome, Gesù. Nel tuo santo nome, Gesù. Io ti amo,